Sono due gli indagati dell'inchiesta sul crollo della palazzina di Via Crispi, esplosa a causa di una fuga di gas. Oltre all'inquilino del primo piano, rimasto ferito gravemente, ricoverato con gravi ustioni al capo e alle mani, al civico di Palermo, c'è anche il venditore di bombole GPL. Un atto dovuto per permettere gli accertamenti irripetibili disposti dalla procura di Catania nell'inchiesta su omicidio colposo e disastro colposo avviata dopo l'esplosione avvenuta nella notte del 26 febbraio scorso. Intanto, la strada è stata riaperta ieri al traffico veicolare nel tratto che era stato interdetto al transito. Il tratto riaperto è quello compreso tra via Archimede e via D'Amico. I veicoli dovranno procedere alla velocità massima di 10 km orari, non potranno transitare quelli di tonnellaggio superiore ai 3,5 e non sarà consentita la sosta. Installato inoltre all'altezza del civico 99 di via Crispi un dosso rallentatore di velocità.